siamo abituati noi cuneesi, noi piemontesi a scendere in piazza, siamo abituati a lavorare, ma quando non ci lasciano lavorare evidentemente siamo anche pronti a scendere in piazza per far valere i nostri diritti. Il ministro Speranza ha tolto la speranza, mi viene da dire. Allora, dopo il terzo rinvio, il popolo della montagna si trova oggi qui in Corso Dante a questo grido di dolore che la montagna da Cuneo vuole far arrivare fino a Roma. Dopo una prima illusione che il 26 di dicembre si potesse aprire, dopo una seconda del 7 di gennaio, dopo una terza il 15 di febbraio, ora ci dicono di spostare l'asticella al 5 di marzo, praticamente vuol dire non riaprite più. È mancato il rispetto verso tutti questi imprenditori di una filiera che parte dagli impianti a Fune, ma con l'indotto vale 10 volte quello che gli impianti a Fune rappresentano. Quindi ogni euro speso ne porta 10-11 di indotto. Sul nostro arco alpino cuneese vale oltre 200 milioni di euro. Non è stata assolutamente data fiducia alla montagna. Montagna che la fiducia se l'è conquistata anche quest'estate, quando effettivamente il turismo in montagna è stato consentito e non abbiamo avuto nessun tipo di problematiche. Problematiche che invece si sono verificate al mare, dove tutto questo non è stato assolutamente garantito. Quindi due pesi, due misure, due modi di interpretare le cose completamente differenti. La rappresentanza nutrita e la restituzione della presenza di oggi ci dà la cifra dell'importanza del momento. Non possiamo dimenticare quanto a livello nazionale, ma anche a livello locale, il popolo della montagna e lo sviluppo economico che ne deriva rappresenta oltre il 16%. Noi siamo in una provincia che ha il 55% di terre alte e terre montagne, quindi è importante per noi oggi sottolineare la vicinanza, ma soprattutto dare un futuro che merita alla montagna. Credo che la grande presenza di oggi sia di persone, di cittadini che di rappresentanti delle istituzioni stia a testimoniare il fatto che la montagna per la provincia di Cuneo è il tema centrale. La montagna è il tema della provincia di Cuneo, del Piemonte, e credo che se ci riflettiamo bene è il tema del futuro del nostro paese, nel senso che in montagna c'è il giacimento più importante delle risorse in assoluto più preziose, in particolare in questo momento storico, l'aria e l'acqua. In montagna bisogna dare la possibilità alle persone di vivere, perché serve che la montagna sia vissuta e sia manutenuta, e questo nell'interesse della pianura. Allora, il sistema economico, cioè creare economia in montagna, vuol dire dare la possibilità alle persone di vivere in montagna, e il turismo è proprio per definizione la migliore industria che noi possiamo installare in montagna, perché è un'industria green, un'industria pulita, un'industria che funziona in provincia di Cuneo. Ci chiamiamo Piemonte, se non avessimo sensibilità per la montagna credo che tradiremo il nostro nome, la nostra origine, la nostra storia. In Italia purtroppo il turismo di montagna vive sempre una sorta di situazione di fratello minore di un fratello maggiore, che invece è il turismo delle spiagge, il turismo balneare, che sicuramente è un'industria fondamentale del nostro paese, ma noi non dobbiamo dimenticare che tutto l'arco alpino, e non solo l'arco alpino, rappresenta un settore fondamentale. Per cui abbiamo vissuto a fatica e con difficoltà queste ultime settimane con il vecchio governo, perché queste informazioni che arrivavano soltanto poche ore prima, diciamo la più emblematica è stata quella che ha chiuso le piste di sci la domenica sera, quando tutti si attendevano che sarebbero state aperte dal lunedì, è stata la testimonianza di come da Roma qualcuno non capiva che cosa voleva dire avere un'azienda turistica e cosa volesse dire il turismo della neve. L'abbiamo voluto vedere come l'ultimo atto di un governo che aveva una scarsa sensibilità su questo tema. Siamo stati in questo ben incoraggiati, perché con il nuovo ministro Garavaglia abbiamo posto alcuni punti di base per il lavoro che dovremo fare insieme. Tra questi c'è l'anticipo di ogni tipo di decisione, che non dovrà arrivare più al venerdì ma dovrà essere anticipata a metà settimana, e dall'altra parte anche che i ristori tanto promessi e tanto annunciati poi effettivamente vengano formalizzati, perché questo non è un hobby, lo sci non è un hobby o uno sport, lo è anche, ma per noi è un'azienda, è il primo prodotto turistico del nostro Piemonte, queste persone sono lavoratrici, sono lavoratori e vanno rispettati.